Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del TG Now, edizione giorno con gli aggiornamenti della mattinata e partiamo dalla cronaca. Partiamo da un maxi sequestro messo in atto dalla Guardia di Finanza di Lucca. Sono i militari del comando provinciale ad aver eseguito una serie di controlli nei confronti di vari esercizi commerciali della lucchesia. All'esito di questi controlli sono stati trovati e sottoposti a sequestro oltre 1000 prodotti non sicuri. Parliamo di cosmetici, accessori per il bagno e bombolette spray. In particolare le fiamme gialle lucchesi, intervenute in un primo esercizio commerciale gestito da un soggetto di etnia cinese, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 800 pezzi tra prodotti cosmetici, quali smalti, lucidalabbra, bombolette spray, privi delle indicazioni minime previste dal codice del consumo, senza il marchio CE. Ai titolari delle due attività sono stati elevati appositi verbali di accertamento, poi è arrivata anche la sanzione amministrativa, potrà arrivare, pensate, fino a 35.000 euro da parte della Camera di Commercio di Lucca. I prodotti sottratti all'esercente alla fine verranno definitivamente confiscati una volta concluso il procedimento, così fanno sapere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Andiamo su NoiTV.it per gli aggiornamenti, dicevamo, le altre notizie in primo piano, in home page vedete l'apertura dedicata proprio a questa notizia al sequestro, ma la pagina del maltempo che va ancora aggiornata, lo vedete, tra poche ore saremo nuovamente in allerta meteo arancione, lo vedete dalla cartina, interessa tutta la Toscana centro-settentrionale, in parte colorate di arancione, anche le zone gravemente ferite dal maltempo della settimana scorsa, alluvionate, dove si sono registrate le vittime. Per quello che riguarda le province di Lucca e Massa Carrara, lo vedete dalle 16 di oggi fino alle 14 di domani, allerta arancione per rischio idrogeologico. La fase più attiva della perturbazione sarà tra pomeriggio e sera, le piogge saranno diffuse e moderate, c'è la possibilità tuttavia di precipitazioni insistenti su alcune ore, per alcune ore su una ristretta fascia di territorio, un'eventualità che fino a poche ore fa era ritenuta ancora possibile su tutte le zone, quindi non siamo in possesso di informazioni per circoscrivere al massimo la zona dove la perturbazione potrebbe insistere di più. Ma vedete che c'è anche un'allerta giallo, scusate, per rischio idraulico sul reticolo principale e temporali forti. Preoccupazione è stata espressa in quest'ora dal presidente Eugenio Giani per le piogge particolarmente abbondanti previste in serata, attesi temporali con cumulati medi intorno ai 20-30 mm sulle zone più occidentali, sulle province di Massa e Lucca, cumulati massimi fino a 40-60 mm, ma è chiaro che l'attenzione è soprattutto sulle zone del Pratese e del Fiorentino alluvionate, dove ancora si sta lavorando per cercare di tornare alla normalità. E uno dei fattori chiave nell'evento alluvionale toscano, ma anche per gli altri fenomeni meteo estremi che hanno toccato la costa apoversiliese, è quello del consumo del suolo e purtroppo proprio in Versilia si registra un primato. Anche di questo si è parlato ieri sera su NoiTV a Per Contro. Sentiamo il servizio. Un triste primato appartiene alla costa versiliese apuana, quello del consumo del suolo, ovvero l'indice di quanto terreno è occupato da edificazioni. Fattore moltiplicatore dei danni dovuti ai fenomeni meteo estremi come nubifragi e mareggiate. Due dei primi tre comuni toscani sono versilesi, Forte dei Marmi con il 46% e Viareggio con il 38%. Poco più indietro il comune di Carrara al 31%. Dati quelli diffusi in questi giorni nel rapporto ISPRA 2023 che devono far riflettere, come emerso nel corso dell'ultima puntata di Per Contro su NoiTV, dedicata agli eventi alluvionali e alla crisi climatica in atto. Penso che quello dell'uso del suolo sia uno dei settori dove si debba intervenire principalmente per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici. Ritengo che anche nell'ultimo evento alluvionale sulle province in particolare di Prato abbia giocato un ruolo fondamentale nell'acuire i danni di questo importante evento meteorologico. È un settore su cui sono convinto si debba lavorare molto se si vuole ridurre i danni di eventi meteorologici che stanno diventando sempre più frequenti.
A proposito di maltempo, in attesa che il governo decida se estendere lo stato di emergenza nazionale anche a Lucca e Massa Carrara per attivare gli aiuti economici, la provincia apuana sta calcolando l'ammontare dei danni provocati da frane, mareggiate e nubifragi. Credo che un paio di giorni saremo in grado di dare una stima e quindi aiutare anche il presidente Gianni e il governo ad emanare un nuovo decreto che ci riconsideri all'interno dello stato di emergenza nazionale. La provincia di Massa Carrara ha fatto pronti via risorse, ha messo a disposizione risorse sulle somme urgenze di una cifra che si aggira intorno ai 500.000 euro. Voltiamo pagina adesso e parliamo del Parco regionale Alpi Apuane. Il presidente della regione Gianni ha nominato Andrea Tagliasacchi nuovo presidente dell'ente parco. Lo vedete la notizia su noitv.it. Tagliasacchi vanta una consolidata esperienza amministrativa, è già stato, ricorderete, presidente della provincia di Lucca, oggi è sindaco del comune di Castelnuovo, presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana. Il mandato del presidente Alberto Putamorsi era giunto definitivamente a termine il 16 novembre del 2022. Da quel momento, con diversi decreti che si sono susseguiti, è stato nominato commissario per l'espletamento delle funzioni di competenza di presidente. A questo punto si volta pagina con la nomina di Tagliasacchi, che entra in carica alla guida del Parco delle Apuane. Parliamo di professioni infermieristiche. In San Francesco a Lucca una giornata di studio tra le responsabilità e anche la carenza di personale nelle strutture sanitarie. Sentiamo. Infermieri e OSS a confronto in San Francesco per una giornata di studio dedicata alle differenti competenze di queste due figure professionali. Il convegno, volto a fare chiarezza sulle responsabilità e gli ambiti di autonomia dei due profili per migliorare l'assistenza ai pazienti, è stata occasione anche per restituire la percezione del sistema sanitario da parte di chi vi opera all'interno, in un momento segnato da gravi carenze di organico e frequenti episodi di violenza contro il personale medico, infermieristico e le altre figure dell'assistenza. Una carenza che nelle difficoltà spesso mette in uno stress correlato tutti i cittadini stessi, perché vedono questa sofferenza, chiamiamola in questo modo, questa carenza di personale, come una difficoltà nell'avere un servizio, una risposta al servizio, per cui il cittadino nel suo piccolo si trova quindi anche spesso a reagire in maniera errata. Un fenomeno in preoccupante crescita sia su scala nazionale che locale. Negli ultimi 3 anni la misurazione a livello regionale dell'osservatorio regionale ha visto un incremento, diciamo, abbastanza esteso, come tutte le aziende della Nord-Ovest, ha visto un aumento che si è sempre più duplicato e addirittura si è triplicato nei 6 mesi del 2023 le violenze che nella maggior parte dei casi sono violenze verbali, ma anche in un 40% arrivano ad essere violenze fisiche. Quindi l'incremento è sostanzioso, si necessita di un intervento sia strutturale di tutela degli operatori sociosanitari, ma anche di educazione e prevenzione verso i cittadini nel comprendere qual è questo disagio che li porta ad essere, diciamo, aggressivi o in qualche modo violenti. Il 2023 intanto ha segnato un record nelle donazioni di sangue in Toscana, sentite. Numeri da record per le donazioni di sangue nel 2023. L'area trasfusionale dell'azienda ASDA Toscana Nord-Ovest ne registra oltre 60.000. In particolare, rispetto al 2022, sono state raccolte nei primi 10 mesi quasi 1.600 sacche di sangue, plasma e piastrine in più, centrando gli obiettivi indicati nei piani della Regione per il superamento dell'emergenza estiva e l'autosufficienza del plasma. Rispetto allo scorso anno sono state ben 1.266 le donazioni in più, che corrispondono, grazie alle doppie raccolte diffuse in tutti i trasfusionali dal 2023, ad un incremento di 1.593 sacche di sangue, plasma e piastrine. Se consideriamo che ben 858 sacche in più sono di plasma, spiega l'ASD, vuol dire che oltre ad aver garantito la copertura delle richieste di sangue per i reparti, ci sarà un ottimo ritorno in immunoglobuline e fattori della coagulazione, un risultato che permetterà all'azienda non solo di accedere ai finanziamenti previsti, ma anche notevoli risparmi non dovendo acquisire risorse esterne. L'ultima rilevazione indica una raccolta pari a 60.933 sacche, un andamento che l'ASL conta di poter mantenere in queste ultime settimane del 2023, per concludere un anno davvero da record.
A Lucca è stato presentato dal comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Arturo Sessa, il calendario storico 2024 dell'Arma dei Carabinieri. Ormai un appuntamento fisso, pensate, si è giunti alla 90ª edizione ed è arrivato a superare una tiratura di 1.200.000 copie. Grafica quest'anno che è curata dallo studio Pininfarina e arricchita dai testi di Massimo Gramellini. Sentiamo allora le parole del colonnello a margine della presentazione alla stampa. L'appuntamento consueto della presentazione del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri vede quest'anno un tema particolare, i carabinieri e le comunità. È stato presentato pochi minuti fa all'Auditorium Parco della Musica il calendario da parte del conduttore Amadeus, un calendario che vede il contributo grafico di Pininfarina, oltre che i testi di Gramellini. Diverse sono state le operazioni che hanno portato ovviamente a dei risultati importanti sul territorio della provincia, ovviamente un bilancio ancora parziale, siamo ancora a qualche mese dalla fine dell'anno e un appuntamento che poi ovviamente vedrà l'occasione di ritrovarci per fare un po' un consuntivo generale. Possiamo dire comunque che il bilancio è positivo e vede un netto incremento di quelle che sono le azioni di contrasto alla criminalità. L'ultima è la recente operazione del nucleo investigativo del comando provinciale che ha assicurato il responsabile dell'omicidio pretraintenzionale di Altopascio dell'agosto scorso. Mi fermo qua per una pausa, vi lascio alle notizie sportive del TG Noi, ci rivediamo subito dopo per la terza parte con gli eventuali aggiornamenti. A più tardi.